Ciao a tutti ragazzoni, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti. Vi abbasso un po' più la musica, se non è troppo alta, ho visto. Così dovrebbe andare benaccio. Ciao ragazzi, come va? Vi vorrei far vedere il nuovo bellissimo dorso che mi sono conquistato affrontando l'eroica di BRM. Sono molto contento. E oggi ragazzi, preso da nostalgia, ho deciso di farvi vedere un nuovo mazzo e di fare classificata pura questa volta. Facciamo una o due partite, adesso vedo perché devo scappare. E vi voglio, perché è da un po' che non ve lo faccio vedere, vi voglio far vedere la mia nuova versione dell'Endlock, ragazzi. E il mazzo forse più bello, uno dei più belli, uno che mi piace di più di tutta Hearthstone. E andiamo a vederlo insieme, ragazzi. Allora, abbiamo due spire letali, due masticatori zombie, una bomba oscura, due guardiani del sole, due guardiani antichi, due gufi di becco forte, due esperti di caccia, un fuoco infernale, un ombro fuoco, due difensori di Argus, due draghi del crepuscolo, uno ce l'ho dorato, oh, che bello, un curabot antico ce l'ho anche lui dorato, ma ne ho due dorati, quindi vabbè, però ne gioco solo uno, due sputafango, una Silvana, un Taurissia, un Dotboom, un Ragnaros, un Sirge Arraxus, due giganti della montagna e diete. Ma sono un gigante di magma? No, ne ho due, però uno è dorato. Ah, ve lo nascondevo. Piccole battute da commediante. Allora, stavo vedendo un attimo. Allora, proviamolo così, ragazzi. Se no, le modifiche da fare sarebbero mettere un secondo fuoco infernale, quindi togliere uno zombie. Ciò per mettere un fuoco infernale in più. Un masticatore zombie, quindi mettere un fuoco infernale in più. Sì. Vabbè, proviamolo così e vediamo come se la cava. Gioco. Endlock, livello 10, via. Oggi ho giocato il mio Dragon Eggs e ne vincevo una, ne perdevo una. Ne ho vinte due, ne ho perse due di fila. Ne ho ripersa un'altra. Ho preso l'endlock e mi sono salvato il livello 10. Allora ho detto via, andiamo di endlock e vaffanculo. Spero che vi piaccia il mazzo. A me piace parecchio. Allora, uno sciamano. Togliamo tutto. Forse Taurissian lo terrei. No, togliamo anche Taurissian. Allora, vediamo lui che fa. È indeciso perché al turno 1, ragazzi, bisogna essere indecisi. Andiamo a pesca. Accensione. Portali operativi. È cattivo il ragazzo. Dobbiamo fare così. Allora. Allora, 4, 5, 6 carte abbiamo così. Quindi al prossimo turno 7, quindi mettiamo in campo un 4-7, semmai. Ok, facciamo così. Chiaramente contro uno sciamano lui è molto debole. Però stiamo a vedere. Magari non c'ha il silence, che a volte questo tipo di mazzo non lo gioca il silence. O ne gioca solo uno, perlomeno. Brutta. Mamma mia che brutta cosa. Allora, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ci porta a 10 così. 10. Insomma, daremo provocazione adesso.
Ok. Facciamo così. Allora, purtroppo ragazzi, lui è un agro molto spinto, quindi gli sono entrate anche delle carte, ha avuto un buon inizio partita. Staremo a vedere se riusciamo a Il reggere. Signore del Fuoco mi ama. Quello fa male. La vedo molto brutta. Vediamo un po' che fa. Salutiamo intanto il nostro amico Gosmic che ci sta osservando. Ok. Allora, dobbiamo far così per forza, ragazzi. Proviamo a pescare, giusto per la gloria. Speriamo che non abbia il crepitio e vediamo un po' come va. No buono, no buono. La vedo male. Tengo d'occhio la prenda. Il mio scudo per Argus. Ci penso io. Allora, ragazzi, se riusciamo a superare indenni questo momento, forse c'è speranza ancora. Forse c'è speranza. Ok, c'è speranza. Allora, per prima cosa, facciamo così. Facciamo così. Appunto, sacrifichiamo la provocazione. Nella breccia! Ci penso io. Così. Allora. Dai, che forse ragazzi l'abbiamo ripresa proprio qua per la collottola, proprio. Ci siamo salvati all'estremo, all'estremo ragazzi, all'estremo. No, non fare lo stronzo. Non fare lo stronzo. Porca puttana. Maledetto Bella porco. giocata. Boom. Ci penso io.
e lo abbiamo mandato a puttane, ragazzi. Così si fa. È così che l'Handlock gioca. Duramente. Vanno puniti tutti, ragazzi. Tutti gli aggro vanno puniti e l'Handlock è lì proprio per quello, per punirsi. Signore del fuoco, questa volta. Bau bau. Scusate, ragazzi, ma perché quando incontri gli aggro hai voglia di ucciderli proprio pesantemente. E questa partita mi è piaciuta e non è andata affatto male. Ci possiamo ritenere soddisfatti. E dato che devo scappare al lavoro, ragazzi, per oggi è tutto. E mettete un bel mi piace, condividete i video il più possibile, e così mi aiutate a crescere come canale. E un salutone a tutti e ci vediamo domani. Ciao a tutti!